Questo è uno dei cittadini iscritti alla nostra associazione, articolo 21,1, che ci ha dato la possibilità di segnalarci il manifesto che è stato posto ieri negli appositi spazi comunali. E è uno dei nostri iscritti ed è il professor Antonio Raia che ci commenterà il manifesto e ci darà delle nozioni per poter dire la sua da cittadino. La parola ad Antonio Raia con il commento del manifesto. Buonasera, chi mi ha preceduto già vi ha fornito tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la creazione del nuovo blog e per quanto riguarda l'associazione. Io ho inteso subito aderire all'associazione, all'invito di Tommaso Rea per tre ordini di motivo. Primo, perché l'associazione è libera, quindi scevra da ogni condizionamento politico. Secondo, perché è autofinanziata, per cui noi non avremo nessun rapporto reverenziale nei riguardi di nessuno. Terzo, perché si pone come obiettivo il benessere della nostra collettività e è inserito ed è all'interno della concezione stessa della nostra associazione, quella di far crescere il nostro paese. Tommaso mi ha chiesto di fare un commento al manifesto che è apparso in questi giorni negli appositi spazi comunali ed è un manifesto che è stato affisso da parte dell'opposizione. Tutti i partiti dell'opposizione hanno partecipato alla stesura di questo manifesto in cui si evincono alcuni temi che sono fondamentali per il nostro paese. Diciamo che la chiave di lettura, sono tre le chiavi di lettura, più di una. Innanzitutto i tre punti chiave in cui è diviso il manifesto è alquanto chiaro ed evidente. Al primo punto l'opposizione lamenta l'assenza della maggioranza in consiglio comunale per confrontarsi sulle linee programmatiche del quinquennio dell'amministrazione. Questo è un fatto molto grave, è un fatto che pone in essere una negazione della democrazia. È vero che la maggioranza governa, è vero che l'opposizione ha la funzione di controllo, però è indispensabile per una buona amministrazione portare sempre in consiglio comunale tutte le scelte che si faranno e confrontarsi con l'opposizione. Ora, un'assenza in consiglio comunale della maggioranza avvenuta già per due volte, quasi a dimostrare che poiché la maggioranza ha i numeri per governare, non ha bisogno di alcun confronto, perché le scelte in consiglio comunale, da quello che è apparso fino ad oggi, vengono fatte a sud di maggioranza. Questo è un fatto molto scorretto, che denigra la democrazia che abbiamo in Italia. Innanzitutto bisogna spiegare se a tutti i cittadini di Somma se tutto ciò che viene programmato ha un senso, ha una validità, ha un obiettivo, se ha una funzione per il futuro del nostro paese e se tutto questo esiste, da dove saranno prelevati i fondi, quali spese saranno affrontate nell'imminenza, quali sono i dati urgenti e l'urgenza delle cose che bisogna fare prima di altre. Leggere un elenco di cose programmatiche, diciamo che la campagna elettorale ormai è finita, comunque noi dobbiamo ammettere che ancora molti cittadini restano imbambolati da quando le linee programmatiche che vengono esternate ai cittadini propongono una serie di eventi da fare all'interno del paese, per cui diciamo che tutte le programmazioni alla fine meritano rispetto, meritano accorgimenti notevoli da parte di chi ascolta queste linee programmate, però poi nella realtà
ciò non avviene. Sembra quasi che ci sia un distacco netto tra ciò che si dovrà fare e ciò che in effetti poi si farà. È un po' quello che avviene a noi a scuola. Noi pure programmiamo all'inizio dell'anno, poi ci accorgiamo che durante il percorso molte di quelle cose che vengono programmate purtroppo non trovano riscontro e quindi lasciano il tempo che trovano e alla fine la programmazione si riduce a ben poco. Ma il fatto che manchi il confronto, manchi la volontà di guardarsi negli occhi, sembra quasi il disprezzo dei cittadini di Somma, perché un'amministrazione che è stata eletta, i consiglieri comunali che sono stati delegati dai cittadini di Somma, non solo a rappresentarci nell'assise comunale, hanno anche il diritto dovere di confrontarsi con chi dall'altro lato ha il diritto dovere di controllare, di dare consigli. Eppure l'opposizione in più di un'occasione ha dimostrato di essere a disposizione della maggioranza, di valutare insieme e ha dichiarato con molta chiarezza che se le scelte dell'amministrazione sono per il bene del paese, l'opposizione voterà all'unanimità, qualsiasi delibera sarà portata in consiglio comunale. Questo certamente ha innescato già una sorta di baraonda politica. Il fatto che in consiglio comunale si siano presentati tre rappresentanti, tre capigruppo delle aree che compongono la maggioranza e io ricordo, perché ero presente quella sera, addirittura il capogruppo di Forza Italia, l'ex Forza Italia, il Partito delle Libertà, l'avvocato Antonio Granati, il quale in una seduta dei capigruppi aveva annunciato con una certa platealità e con tanta sicurezza che mai e poi mai si sarebbe verificato in questa amministrazione, la seconda amministrazione a Locca, che la maggioranza non si sarebbe presentata in consiglio comunale. Pare che già il primo impegno preso nei riguardi dei capigruppi non sia stato mantenuto. Ma di questo noi non ci meravigliamo, conosciamo bene l'avvocato Granato, conosciamo bene che è saltimbanco della politica, conosciamo bene che è un personaggio alquanto losco politicamente. Io mi auguro che almeno professionalmente possa dimostrare di avere altre qualità e che queste qualità, se lui le applica nella propria vita personale e familiare, sia